Ciao, ciao Giovanni, come stai? Ciao Pai, tutto bene, tu invece? Bene, bene, sto bene. Allora, dove sei oggi? Allora, oggi ti porto ad un monumento storico della Cina, praticamente è questo tempio alle mie spalle. Come vedi è molto particolare, questo tempio è molto, molto, molto speciale. Si chiama Tempio Sospeso, come vedi è sospeso in montagna. Ma Pai, fantastico, è davvero molto suggestivo. Allora, praticamente Giovanni, sai, questo tempio una volta è stato elencato dalla rivista Times tra gli edifici più pericolosi del mondo. Praticamente il punto più alto di questo tempio è distante più di 90 metri dalla terra, quindi visto da lontano come un tempio incastrato proprio in montagna. Tu che ne pensi, Giovanni? Penso che sia da vertigini, Pai. Non dirmi che tu ci sei stato. Sono appena sceso proprio da questo tempio. Allora ti racconto io qual è stata l'esperienza. Sai che io ho passeggiato in un corridoio molto stretto, un corridoio largo soltanto 50 centimetri. 50 centimetri di corridoio, stavo lì, poi fuori c'era un baratro di 70 metri, quindi era veramente molto molto spaventoso. Però questo tempio, visto che sembra molto molto piccolo, però è composto da più di una quarantina di stanze, quindi veramente dentro ci sono tanti contenuti molto molto ricchi. Pai, bellissimo, ma mi chiedo quanti anni possa mai avere un posto così. Allora Giovanni, ti dico io da quanto tempo regge questo tempio. Ormai regge da oltre 1500 anni. Ma è tantissimo, come fa a stare ancora in piedi? Allora ti dico io perché regge da così tanto tempo. Perché all'inizio della costruzione si estratava la parete della montagna per ottenere delle cavità cuneiformi per poi inserirci profondamente 27 traverse di legno, ognuna spessa più di 50 centimetri. Poi solo un metro di olilegno è fuori dalla parete della montagna. Quindi praticamente queste traverse sono come dei taseli con cui sospendere questo tempio. Quindi l'intero corpo del tempio è sospeso in queste 27 traverse di legno. Sai Pai che mi ricorda un santuario che ho visto una volta? Era vicino a Verona. Esatto Giovanni, so che anche voi in Italia avete delle chiese e santuari del genere, come il santuario della Madonna della Corona. Però questo tempio, la sua costruzione è veramente molto particolare. Ovviamente spero che un giorno tu venga di persona in Cina, nella provincia dello Shaanxi, a vivere di persona il fascino di questo tempio sospeso. Va bene Giovanni? Magari Pai, comunque organizziamoci perché dobbiamo farlo assolutamente. Bene, bene Giovanni, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao ciao Pai.